La nostra è una sfida fatta di città e di Europa. E in mezzo c'è una grande sfida, la sfida di costruire una regione d'Europa. È con noi Luciano D'Alfonso. Cari cittadini, questa è una piazza che convoca molto e io mi sento molto convocato da questo appuntamento, dalla campagna elettorale, dagli impegni presi e anche dal fatto che Sulmona evoca molto, perché la Sulmona bellissima, raccontata nella sua storia, piena di diritti, pensata al futuro, perché la Sulmona nella quale tante volte la comunità, il popolo, ha fatto sentire la propria forza. Mi riguardavo qualche settimana fa la straordinaria storia di dignità di questa città. Solo nel 1929, quando altrove tutti chinavano la testa, il popolo di Sulmona si ribellava rispetto ad atteggiamenti vessatori nei confronti dei contadini e di coloro i quali procacciavano il da vivere attraverso il duro lavoro della terra. La dignità, la consapevolezza della storia di questa città. Una storia che comincia grande anche nelle intuizioni di uno straordinario premuroso dell'Italia del passato come Federico II. Il valore, che ha il contenuto, che ha la qualità, che si rende riferimento centrale per tutto quello che sta attorno. E noi con questa idea dobbiamo ripensare l'erogazione dei servizi all'indirizzo di tutte le aspettative delle persone, l'aspettativa della qualità della salute, l'aspettativa della qualità del funzionamento della pubblica amministrazione, l'aspettativa della capacità di attrazione di investimenti produttivi. Noi dobbiamo fare in modo che Sulmona sia la città che eroga servizi di qualità, non solo per chi vive dentro le mura, ma anche per le cittadine limitrofe, perché questa è una città di stretto. E il senso della presenza di questi sindaci è uno più degli altri, che sono tutti comuni retti da questi sindaci. Io un impegno prendo, a partire dalle mie idee, dal mio entusiasmo, dalla voglia di fare, aiutare Sulmona. Si può fare, ma non con le riunioni della Regione Abruzzo, che danno luogo alle priorità quando si conosce la questione, quando si ha consapevolezza del valore della questione. Vedete, concludo, io ho un desiderio, coltivo nella mia mente, nel mio cuore, nella mia memoria, in un futuro anche lontanissimo, fare il sindaco di Sulmona, perché è bellissima questa città. Auguri, auguri a Ranalli.